Migliaia e migliaia di persone hanno sfidato il freddo della notte e la pioggia per essere a Nyugwazu e partecipare alla messa che Papa Francesco ha celebrato su un altare di straordinaria bellezza, interamente realizzato con i frutti della terra, pannocchi, olive, zucche. Dinanzi a questa moltitudine di persone, il successore di Pietro ha chiarito che la carta d'identità del cristiano è l'ospitalità e che il suo cammino è trasformare il cuore, passando da una logica dell'egoismo, della chiusura e dello scontro, alla logica della vita, della gratuità, dell'amore. In un mondo dove la solitudine scava la vita delle persone, i discepoli di Cristo devono imparare a vivere la fraternità con gli altri, piuttosto che gestire cose o progetti. Nella logica del Vangelo, ha concluso il Pontefice, non si convince con le argomentazioni, le strategie, le tattiche, ma imparando ad ospitare.